problema, potete venire qua, oppure ve lo dico mi trovo a Paola Valletta, questo è il problema. Mi chiamo Marchiori, sono di Sovone. Dunque, già da questa prima parte, onestamente, forse la seconda, non dico che sia superflua, perché cioè, quello che ci ha prospettato lei ci fa abbastanza paura a tutti, penso. Qua i problemi, se prima abbiamo qualche dubbio su questo insediamento industriale, visto quelli, non so, adesso sentiremo il prossimo step da lei e forse avremo poi tutto il totale, diciamo. Però già questo ci fa abbastanza paura. C'è scritto sui principi di precauzione, se potesse chiaramente, siccome che è una cosa della comunità europea questo principio di precauzione, se potesse c'è già avviato lei un attimino questo discorso sui principi di precauzione, ok? No, il principio di precauzione è una cosa molto seria, prende ci dice. In questo caso il principio di precauzione si capisce abbastanza, insomma, cioè, bisogna avere la precauzione di... Cioè, giustamente, per esempio, la vostra comunità di valle nell'osservazione ha applicato un principio di precauzione, ha detto, ma come? Cioè, vabbè, magari le normative ve lo permettono di fare questa cosa, in Italia non siamo così stretti come altri paesi, però il principio di precauzione ci impone di chiedervi come riuscite a gestire eventuali problemi di patogeni che si possono sviluppare, insomma gli ha chiesto spiegazioni su questo punto. Il principio di precauzione però è qualcosa di molto più ampio, se non ve ne accenno solo così brevemente. Per esempio, se io ho delle evidenze che una cosa fa male, tipo non so, prendiamo l'esempio del glifosato, no? Che è il famoso erbicida, no? C'erano già delle prove, ma alcuni anni fa, insomma, già sono diversi anni che escono delle pubblicazioni preoccupate su questo diserbante. Ci sono già una decina di anni fa, c'erano evidenze che avrebbe potuto causare delle leucemie, eccetera. A tutt'oggi non c'è la prova definitiva secondo i produttori, tanto è vero che è stato classificato cancerogeno di tipo 2A. Non c'è ancora, diciamo, la prova, non c'è ancora l'evidenza che sia sicuramente cancerogeno. Guardate che quando ci sono di fronte degli interessi è difficile che, cioè, ci sono montagne di lavori che vengono finanziati e prodotti apposta per non trovare evidenze, purtroppo è così, e allora dice non c'è ancora la prova, non c'è ancora l'evidenza, però il principio di precauzione sul quale è fondata la comunità europea potrebbe già farci prendere delle decisioni, cioè io comunità europea, io Stato italiano, io Regione Trentino Alto Adige, provincia di Trento, io comune di Borgolares. Applicando il principio di precauzione non aspetto che ci sia l'evidenza definitiva, ma metto anzi in capo la dimostrazione che questo prodotto è innocuo in capo al produttore e intanto lo sospendo. Questo si può fare col principio di precauzione. Il sindaco, per esempio, il sindaco Marini di della Val di Nonda, se mi sfugge, Manosco, bravo, aveva applicato lo stesso principio con i pesticidi, mettendo per esempio un regolamento comunale più restrittivo rispetto al regolamento provinciale e comprensoriale. Questo regolamento ha resistito di fronte a un primo grado di giudizio e anche un secondo grado di giudizio, e praticamente così di stato vuol dire che siamo arrivati, non ci sono altri gradi di giudizio amministrativi. E il giudice ha riconosciuto che il sindaco, in base al principio di precauzione, si è perfettamente titolato a mettere limiti più restrittivi. E questo è un po' il principio di precauzione. O a non accettare l'insediamento. Non accettare? Un insediamento industriale. Sì, potrebbe anche essere fatto. La logica è la stessa. Sì, ci potrebbe invocare. Ma no, in quel caso lì è un po' difficile invocare. Non dire, però non è escluso. Sì, d'accordo. Prima di aprire un attimo la discussione, giusto per fare un po' da moderatore, che non è il mio mestiere, però cercherò di farlo nel migliore dei modi.
evitiamo di utilizzare la vicenda biogas Zuclo per scopi che non siano attinenti alla questione, cioè non mettiamoci cappelli, etichette politiche per altri scopi, cioè vi chiedo di attenerci negli interventi a un tono pacato, si può essere contrari, però senza assolutamente esondare dalla questione. Cioè, chi non si attiene alla cosa, cioè il microfono glielo tolgo io, ok? Grazie. Buonasera, io sono un tecnico elettronico immigrato a Preore e per lavoro in elettronica, qualcuno mi conosce, per lavoro in elettronica mi sono occupato di impianti biogas fuori provincia all'Agrigrina a Cremona e devo dire che per l'impatto ambientale tutti i motivi, i pericoli per il corpo umano, le emissioni date dai microbi e dal resto, su quello non ci piove e premetto che non sono a favore dell'impianto. Però ci sono state dette molte cose poco corrette che qualora fossero presentate per ostacolare, come giustamente prevedo, l'impianto di questo privato, sono facilmente contestabili da chi sta dall'altra parte. Per cui se uno va alla guerra dovrebbe andarci preparato avendo anche le armi e le cartucce corrette. Le cose che io voglio chiedere, purtroppo non c'è il professor Corti, io mi ho fatto alcuni appunti, perché una delle prime era capire, perché da tutto quello che è stato pubblicizzato, letto, scritto, non si capisce ancora questo gas prodotto, come viene utilizzato. Viene immesso in tubature? Lo credo poco probabile, perché come è stato giustamente detto, per prima cosa quello che viene fuori da quello non è metano. Sono gas molto complessi, nella quale una gran parte è metano, ma dipende enormemente dal materiale che viene trattato. Ad esempio nell'impianto della Grigherina a Cremona, se c'è troppo materiale derivante da avicolo, quindi tacchini piuttosto che pollame, addirittura rovina il motore, che è un Yenbacher da 999 kW. Perché hanno delle produzioni e emettono delle sostanze ammoniaca e altre che vanno a corrodere addirittura gli impianti di raffreddamento o di lubrificazione in rame o tonne dell'impianto. Quindi anche il gas che esce è facile dire è metano, non è metano. Dall'altra parte, in questi impianti di cogenerazione ci sono state dette alcune imprecisioni, nel senso che è vero il PM10. Quei motori sono motori che funzionano a gas, a metano, quindi non a gasolio o altro. Lavorano a regime costante, quindi la carburazione è assolutamente perfetta, addirittura viene tenuta normalmente ipermagra per non emettere proprio nell'ambiente. Quindi il lato motore come emissioni è inferiore a quello dei 10 camion. Il problema invece per me è nel come viene gestito il combustibile, quindi i liquami con tutte le problematiche che ci sono. E difatti sarebbe bello da sapere questo impianto se va in un motore, se va in una turbina, come viene usato questo gas, perché è uno dei punti cardine sul quale potrebbe cascare il palco. Perché se uno va a dire il motore fa rumore, inquina, è facilissimo per un tecnico dimostrare esattamente l'opposto, con dati certi alla mano, perché si fanno misure con sonde lambda sull'uscita e tutto, per cui quello non c'è. L'altra cosa che mi sarebbe piaciuto sapere è il progetto di scarto, come viene utilizzato, perché da questi impianti, come aveva giusto segnato, tutto, nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma. Una volta che abbiamo estratto il gas col biodigestore, ci restano comunque qualche forma di liquame solido o semiliquido. Questa roba qui dove va a finire? Perché poi è quella che puzza alla fine. Altra cosa che qui non è stata trattata
mi risulta che per far funzionare, sì, sono un po' di domande, questi impianti, occorre tanta acqua. Dove la si va a prendere e dove viene scaricata, come viene trattata, come viene raffreddata? Perché ad esempio in questo impianto c'è un grossissimo problema che devono smaltire acqua calda e la usano per riscaldare un impianto di piscine in inverno, ma d'estate non gli serve niente e hanno dei seri problemi. Una cosa, dimensione dell'impianto di cogenerazione previsto, quanti kilowatt prevedono di fare? Perché 100 kilowatt fa venire da ridere, 999 kilowatt è una roba seria e ci va dietro tutto il resto, compresi i camion che vanno avanti e indietro e portano la roba. Io direi di procedere un po', cioè non so se poi nel tecnico riusciamo a rispondere, allora facciamo così e poi... No, allora, permesso che purtroppo è un limite che abbiamo anche noi perché non abbiamo potuto vedere questo progetto non penso che nessuno abbia il dettaglio completo del progetto in mano, tanto è vero che anche il comprensorio lascia aperte le due possibilità nell'osservazione, sia che si faccia la cogenerazione sia che non si faccia la cogenerazione, ma sarebbe interessante a questo punto anche spiegare, non so, un po' quelle che sono le osservazioni del comprensorio, che comprendono molto di questi punti. Anche il comprensorio si domanda, ma questi reflui dove vanno dopo i reflui che rimangono e tutte le emissioni d'origine che possono dare anche i prodotti che vengono stoccati in attesa di essere rimessi nel digestore, dove vanno, dove vengono stoccati, come si eliminano le emissioni d'origine. Quindi sono tutti problemi che rimangono aperti e quali francamente non so rispondere. Poi aspetta, l'altra domanda era sul l'acqua. Sì, anche la quantità d'acqua è la stessa osservazione che ha fatto il comprensorio, dice ma dove la prendete l'acqua? Inizialmente questi volevano prendere l'acqua, un'acqua di falda, di pozzo, però sono, da quello che so io, i quantitativi d'acqua che ci vogliono sono tanti, insomma avrebbero anche questi problemi, non hanno risposto tuttora, sono osservazioni che ha fatto, io chiamo comprensorio perché sono legato alle vecchie tradizioni, sono comunità di valle adesso. Poi c'era anche una cosa che hai domandato sul inizialmente... Ah sì, beh, quello dei motori, sì. Allora, noi prima di tutto abbiamo fatto un calcolo a pancia su un dato che abbiamo avuto che vengono praticamente prodotti 4 milioni di kilowatt anno. Abbiamo fatto un calcolo sulla potenza che potrebbe essere di circa 610 kilowatt ora, cioè sì, 290, 300, ripiegato da 300, 350 fino a 990, no? Sarebbe una via intermedia, insomma, ecco, da un calcolo a pancia fatto, però insomma siamo sempre nel campo delle ipotesi, perché gradio, insomma, un progetto così importante, questi signori potrebbero venire anche a spiegare alla comunità prima che vengano i rompi puntini a raccontare. Sapete che siamo anche contenti che sia così, perché vale la legge di Goebbels, no? Che il primo che arriva è quello che lascia più un'impronta. Vabbè, no, è una scherza, non è molto pertinente dire la verità. Ma per quanto riguarda i camion, sì, quello lì è un calcolo fatto un po' a pancia, però bisogna dire anche questo, un impianto da 300 kWh equivale come potenza a un tir che va a piena potenza però 24 ore su 24. Il calcolo è stato fatto su un camion che percorre 5 km, cioè è chiaro diversa, però si va 24 ore, questi motori vanno 24 ore su 24 e vanno anche a potenze piuttosto elevate, quindi le emissioni sono importanti, non è un tir che passa e se ne va e magari... Però onestà, vanno a metano, non emettono PM10, ma anche meno PM1 del parco. No, emettono una piccola quantità di PM10, le emettono lo stesso. Assolutamente rigoroso, misurare.
qualcuno mi ha fatto dei dissipatori di agelato, un tubo di scarico per quel motore, per tutto di quello. No, ma comunque si sa che l'emissione di ossidi di azoto in qualsiasi motore mette particolato, se non PM10, abbiamo visto il particolato ultra fine c'è, che è quello più pericoloso, quindi non è che le emissioni comunque ci sono, sono comunque da tenere in considerazione. Siccome permetto di chiudere già la battuta, è la somma che fa il totale, diceva Totò, che era un saggio, magari tante cose piccole forse fanno anche un totale grosso, insomma, ecco, cioè tutto lì. Praticamente voleva metterci con guardia, penso. No, ben capito. Certo. Ma gli avremmo dato il posto su tutti qua, se prossima volta mettiamoli. Comunque Corti verrà sicuramente, promesso che verrà. Ecco, faccio con voi una riflessione anche come membro del Comitato dei Cittadini che ha voluto riunirsi per riflettere su questa problematica. Ci siamo detti che ovviamente i biodigestori eccetera non sono vietati per legge, quindi ci sta che possono essere proposti e costruiti, edificati e quindi messi sul territorio. Detto questo, ci sono poi dopo le opportunità di quel territorio e per fortuna, come ha già detto il dottor Cappelletti, ha ricordato, io ho anche qua la copia delle criticità elencate dalla comunità di Valle, che sono notevoli, ma non solo, anche della comunità di Valle, penso che ci siano anche consulenti che sono stati interpellati, che hanno riflettuto e hanno presentato alcune criticità pesanti. Quindi, le domande che ci poniamo sono queste. Allora, abbiamo consapevolezza che criticità pesanti sono rappresentate da un aumento notevole di veicoli che importano rifiuti, perché questo impianto è di dimensioni, è sovradimensionato alla nostra necessità di comunità di Valle. Noi solo di umido, di frazione dell'umido, produciamo 4.000 tonnellate e l'impianto è per 10.000. Poi dovrebbe essere predisposto per trattare anche 36.500 tonnellate di liquami che non produciamo probabilmente tutti nella comunità di Valle, ma dovremmo importarli. E anche sull'importare i liquami c'è una discreta criticità proprio di trasporto di rifiuti. Il problema dell'acqua che avete detto, in entrata e in uscita, la mancanza di una rete fognaria dove dovrà essere immesso questo biodigestore, speriamo di no. E allora, perché farlo? Speriamo che non arrivi, speriamo che i nostri amministratori abbiano quel principio di precauzione, ma non solo, che preserva un ambiente che è appunto la più grossa ricchezza del nostro territorio, del Trentino, un ambiente che è anche la ricchezza e la salvaguardia dei turisti che vengono qui a respirare aria pura. Speriamo che sia pura a questo punto, perché se no non serve a niente che vengano in Trentino, sarà meglio che stiano a Milano. Le alternative, noi siamo andati a vedere, mi viene in mente, se noi produciamo 4.000 tonnellate di umido e se noi, come abbiamo detto tra l'altro durante il servizio televisivo che ci hanno fatto, portassimo avanti la filiera corta del trattamento dei rifiuti, potrebbe voler dire che ogni ambito della nostra comunità di Valle tratta i rifiuti, oppure che anche noi cittadini comuni imparassimo a fare il trattamento dei rifiuti dell'umido per conto nostro. È possibile farlo, non è una cosa impossibile. Siamo andati anche a verificare con i nostri occhi un impianto, l'impianto di Campo Tours, che certo loro lo fanno per 7.000 residenti,
ma non è impossibile, ci sono persone anche qua in Trentino che se lo fanno in auto. Se per caso tutti imparassimo a trattarci la nostra, il nostro umido, non lo consegniamo più, vengono a mancare, viene a mancare la materia prima per la quale il biodigestore funziona. Allora cosa l'abbiamo fatto fare? Ecco, se questa serata ha un obiettivo, è quello di far riflettere su tutte queste cose, oltre a quelle che ci ha elencato il dottor Cappelletti, che sono la conseguenza di emissioni, di malattie, anche malattie rare, eccetera. Invito tutti quanti a riflettere, e soprattutto invito a riflettere e a decidere per il meglio della comunità i nostri amministratori. Grazie. Salve, buonasera a tutti, io sono CET Claudio e sono consigliere provinciale. Sono venuto apposta per sentirvi, perché peraltro ho presentato anche una interrogazione senza bandiera, perché qua non bisogna mettersi il cappello, è una questione civica e su questo bisogna ragionare in modo corretto. Lei ha fatto una presentazione assolutamente importante che potrebbe essere, come dire, trattata in termini assoluti, generica, no? Su quello che per esempio produciamo andando con la macchina e consumando i pneumatici. Dove vanno a finire i pneumatici quando li consumiamo? È una domanda che faccio a lei, ma che lascio come riflessione, no? E diventano parte di quelle PM10, PM1, eccetera, eccetera. Ma qui il ragionamento è ancora diverso, perché c'è una legge provinciale che concede, che permette dei passaggi. C'è un diritto d'azienda di fare le domande, c'è un diritto della politica di gestire le opportunità. E credo che io mi sono permesso di fare una interrogazione provinciale su questo tema, leggendo quanto la stampa ha riportato, no? Ecco, anche perché a fronte di analisi serie penso che ci possano essere anche, come dire, ragionamenti dall'altra parte altrettanto seri come voi avete presentato stasera. Anche perché io ho partecipato a quella rappresentazione popolare che è stata il contrasto al biodigestore di Lasino, vinto dalla popolazione. Ho fatto parte del percorso di studio per quanto riguarda Faido e lì hanno vinto gli affaristi. E ho fatto parte e ho presentato un disegno di legge per quanto riguarda la puzza di Rovereto, sono roveretano, e proprio nei prossimi giorni c'è in terza commissione una proposta di legge insieme al collega Fasanelli su questi temi. E allora credo che le domande, al di là delle paure che lei ha rappresentato e che la ringrazio per averle rappresentate, ecco, credo che qui vada capita l'opportunità di un business che non sa da fare, direbbe Manzoni in altra, ecco, perché credo che, e dobbiamo dircelo questo, lo diceva bene la signora, cioè questi business vanno a pieno regime, non lavorano 4.000 tonnellate, lavorano a pieno regime, vengono dalla Germania in altri biodigestori per conferire rifiuti, perché il privato ha vantaggi nel momento in cui, voglio dire, riesce a fare a pieno regime queste macchine. Poi ci raccontano che per un periodo no, andranno a 4.000, poi chiaramente non è sostenibile, perciò andranno a 10.000, e poi, attenzione, lei lo sa meglio di me, dottore, sono modulari, perciò voglio dire questi possono moltiplicarsi attraverso piccole modifiche. E allora credo che, e questo è il ruolo della politica senza bandiere, condivido quello che diceva e credo che deve essere assolutamente trasversale, ecco, il ruolo della politica è questo, è capire la necessità e l'opportunità di un insediamento in questa zona di un simile, io mi permetto di chiamarla bestemmia, dal punto di vista urbanistico, dal punto di vista delle opportunità, perché credo che le soluzioni ci siano oltre a quelle proposte dalla signora anche attraverso altri meccanismi. Ma attenzione,
che questi business non gli interessano, a questi business non interessa la soluzione delle problematiche dei cittadini. Questi business interessano a far utili, e perciò al di là dell'umido, del conferito, eccetera, eccetera, ricordiamoci che alla fine chi ci rimette è l'ambiente turistico, l'ambiente, eccetera, ma chi ci è residente. E voglio sottolineare e correggere la dottore, Campiello non è stato risolto, è stato comprato con i soldi di tutti questi cittadini per risolvere il problema. La Pasina Rovereto è stata comprata con i soldi di tutti questi cittadini per risolvere il problema. Poi alla fine si sono accorti che non era la Pasina ma era la Sandoz che faceva gli odori, no? Però intanto sono stati dati 2 milioni e fischia da una parte, 2 milioni e fischia dall'altra. Allora credo che dal punto di vista politico, lo dico ai sindaci, ai amministratori, lo dico sommessamente, ma da cittadino, ancora prima che da consigliere provinciale, credo che dobbiamo farci un forte esame di coscienza su questi passaggi e capire quali sono e quali siano le utilità delle nostre, dei nostri territori, perché dobbiamo ricordare una cosa, e concludo per davvero, noi non siamo in pianura padana, siamo in territori ristretti, limitati, particolari, particolareggiati, e se noi facciamo degli errori su queste particolarità probabilmente andiamo a compromettere gran parte di tutto l'ecosistema che ci rappresenta e ci fa ricchi. Grazie e scusate. Ringraziamo solo il consigliere Cia, no? Ha ricordato il giusto termine di quello che è successo a Campiello. Alla fine Pantalone si rimette sempre, insomma, per i cattivi affari che la politica combina. Buonasera a tutti. Allora, il problema non è chi fa, ma chi lascia fare. Sta in noi a lasciare fare queste cose. Il biodigestore qua giù non deve venire, ma dobbiamo essere noi a lasciare fare. Dobbiamo cercare le problematiche. Noi per 40 anni abbiamo tenuto, noi della Busa, abbiamo tenuto il mondiziale. A favorire tutti, ha favorito noi ma ha favorito tutto il Trentino, perciò dobbiamo essere più diritti. Il biodigestore non si fa, sia chiaro? Allora sta in noi a voler fare o non fare. Se uno ha il diritto di fare se la legge lo permette, però deve pensare che ci sono anche quelli che contestano queste cose, perciò il biodigestore qua giù non si fa, fatelo dove volete, ma qua giù non si fa. C'era presente un attimo, Vittorio, della Val di Ledro, non mi ricordo più il nome, che era del primo fondo, un attimo secondo, ma ha chiesto ancora prima. Sono Pietro Zanotti e mi occupo da ormai 2 anni del problema dell'impianto biomassa in Val di Ledro, dove praticamente abbiamo vissuto le stesse fasi che state vivendo noi. Quindi innanzitutto una carenza di informazione veramente preoccupante, perché addirittura non sapere se l'impianto produrrà energia elettrica o cosa faranno i rifiuti, chiaramente è un grave limite di informazione che sta alla base del potere del cittadino di esercitare i propri diritti. È chiaro che un cittadino può esercitare i propri diritti se è informato adeguatamente da chi le informazioni se le è già prese, quindi innanzitutto l'azienda, poi la parte pubblica. Di solito queste operazioni nascono perché c'è un'azienda che tenta di fare un esperimento sul territorio, vede un po' come vanno le situazioni, dopodiché incomincia progressivamente ad andare avanti con tutte le aderenze politiche che è riuscita a catalizzare su questa operazione, come è avvenuto e sta avvenendo in Val di Ledro.
Ecco, un aspetto molto importante secondo me è proprio la semplificazione che il nostro amico ha fatto prima, cioè la parola dei cittadini nel territorio. È chiaro che è evidente dal dottor Cappelletti il fatto che ci sono dei rischi per la salute molto evidenti. È chiaro che bisogna formare una cultura anche dei cittadini legata ai rischi sulla salute. Noi ad esempio in Valle di Ledro abbiamo dovuto affrontare il tema legato al fatto che la cultura del bruciare legna era considerata una cultura del tutto innocua nell'ambiente. In realtà piano piano, con grande difficoltà, abbiamo cercato di far capire alle persone come la combustione sia di per sé nociva, al di là che si bruci legna da sempre. È chiaro che siamo in molti su questo pianeta, non possiamo più pensare di ragionare come lo si faceva qualche centinaio di anni fa, siamo in molti, dobbiamo essere molto delicati, è un ambiente che è diventato molto fragile, noi stessi siamo diventati molto più fragili di quanto eravamo in precedenza e quindi la nascita di questi comitati è sicuramente, come l'abbiamo visto noi in Valle di Ledro, l'espressione di un diritto che tutti i cittadini hanno. In fondo la domanda che noi abbiamo sempre fatto ai cittadini della Valle di Ledro è: ma a voi cosa viene in tasca di questo impianto a biomassa? Che cosa, quali sono i vostri vantaggi? Sulla bilancia bisogna mettere questo, cioè che cosa in tasca ciascun cittadino di questo territorio viene in tasca da questo impianto e confrontiamo questo con che cosa invece verrebbe in tasca a ciascun cittadino se, come diceva prima l'altra signora, questi rifiuti cominciassero ad eliminarsi, quindi un utilizzo molto più frammentato sul territorio. Il vero obiettivo è il rifiuti zero. Non aumentiamo i rifiuti per fare business. Questa è una struttura perversa dall'uscire dalla logica dell'uso dei combustibili fossili. Vi dico subito che le battaglie sono veramente molto complesse. Prima di tutto perché si fa una confusione molto, molto forte, che è quella del diritto. Cioè la legge consente all'imprenditore e quindi anche agli amministratori di ascoltare e di autorizzare questi interventi. È chiaro che è la legge dell'oggi, molte leggi sono cambiate su pressione proprio dei cittadini e si è accorti che le leggi in precedenza realizzate erano sbagliate, quindi non è che la legge e fare le cose per la legge vuol dire fare le cose giuste e corrette. È chiaro che c'è una legislazione che magari non tiene conto, è una legislazione come quella sull'ambiente che è lentissima nei cambiamenti, veramente molto lenta, molto più lenta di quanto invece sono i danni che l'ambiente crea sulle persone. Muoiono più persone, si diceva 1000 persone al giorno muoiono di cancro in Italia, fate conto voi, 365.000 persone muoiono a causa prevalentemente di questi tipi di problemi. Quindi sinceramente il problema è da mettere sulla bilancia proprio questo. Non è un egoismo questo, ma è veramente un porre le questioni dove il principio di prudenza è proprio quello di dire che cosa sta dalla parte del cittadino e che cosa sta dalla parte di 3 o 4 imprenditori, che per l'amor del cielo nessuno vuol demonizzare, però il bilancio è quello, una comunità, 2 comunità, piuttosto 3 o 4 imprenditori. La legge è sicuramente, noi ci stiamo autotassando per poter portare i nostri diritti nelle vari organi amministrativi come il TAR, il Consiglio di Stato, e sono spese molto elevate quando si interviene in questa direzione. Vi invito tutti ad essere il più possibile uniti, è molto semplice il discorso, 3 parole, i cittadini non lo vogliono. Quindi sotto questo profilo è chiaro, abbiamo capito che è dannoso e che la risposta è non lo vogliamo, basta, non fateci tante storie sotto questo profilo. Stasera si è sentito qualcuno parlare di speranza, io credo che sarebbe ora di parlare di volontà,
Io credo di poter dire da parte mia, noi vogliamo, ed mi attacco all'ultimo discorso, noi vogliamo che non si faccia. L'informazione tecnica, l'informazione medica è importante, ma sarebbe anche ora di dire che siamo persone normali, che pensiamo e ci guardiamo intorno e che non dobbiamo pensare solo alla tecnica, ai soldi e alla politica, magari roba degli altri, ma dobbiamo pensare alla nostra vita, a quella che vive con noi. La Busa, che è dove ci stiamo, è un territorio chiuso, è una buca. Non si fa quasi mai sentire la Busa, cioè la propria gente, e se stasera si riesce a dire qualcosa e magari si riesce ad andare avanti, forse è la volta buona. Qui si trova già di per sé, a parte noi persone che siamo delle persone buonissime, una discarica. Ognuno la conosce, ma se scendete da montagne, da uno dei tornanti delle montagne, guardate la discarica, fa paura. Sembra che sia colato giù un pezzo di montagna e abbia creato una cloaca, ha una sua formazione, ha riempito una valle, che poi la valle qui cos'è, del Torre delle Rivere, e in fondo ha una barriera, se salta dalla barriera, Dio, io non so dove vada a finire. E questo è già un peso che ci portiamo da anni, non è per dar colpa a qualcuno, però c'è. Un'altra cosa che nessuno mai qui ha parlato e che sarebbe il caso di pensare è al lago di Pontefiano. Il nostro lago, se volete, che è un lago artificiale, ha una parte che è da sottopezza, fin dove non lo so, fino alla chiusa della scaletta, che si è riempito. Allora, se è riempito di sabbia, magari è una fortuna, lo usiamo per fare chissà che cosa e riusciamo a produrre ricchezza. Ma quella non è sabbia, lì sotto ci sono le scariche che da Campiglio a lì sono scesi per anni, decenni e forse anche ventenni. E sotto quel piano c'è un disastro, che non è soltanto un disastro minerale dove la sabbia ha creato un pieno, ma quel pieno probabilmente ha delle componenti che non sono soltanto naturali e naturalistiche. Ora, se noi pensiamo che è una discarica e pensiamo un attimino al discorso giù del lago, dobbiamo avere qui un biodigestore con tutti i problemi, se volete, tecnici ed anche medici, ma ragazzi, ci rendiamo conto che se siamo noi a dover decidere, credo che siamo noi, ci stiamo non solo tirando la zappa sul piede, ma ci stiamo tirando una legnata in testa che nessuno ci può più togliere. Il futuro poi è nostro e di tutti, non è più neanche il turismo a 5 stelle o l'industria, il Valle ormai non tira più perché ci sono rapporti col territorio esterno che si sa e si conoscono, ma è il territorio, è la natura, è l'ambito, è il legame, è la vita, è la storia, è la continuità. Ma e noi abbiamo interesse a far sì che magari solo psicologicamente o politicamente si costruisca un biodigestore, ma neanche pensarci dà la possibilità di riflettere. L'unica cosa da fare, ma non perché si conosce, perché è nostra vita, è quello di dire no, no e poi no. Grazie. Buonasera a tutti. Intanto allora ringrazio chi io il comitato per questa occasione di informazione pubblica. Mi sembrava che era una cosa richiesta da molti, almeno per quel che mi riguarda, dalle domande che sento, che mi rivolgono in questo periodo, in questi mesi, da quanto è stata presentata l'ipotesi di biodigestore. Immagino che magari la domanda che vi state facendo è cosa dirà l'amministrazione di Borgo Lares. Allora, noi finora non abbiamo detto assolutamente niente in maniera pubblica perché siamo ultra convintissimi che un'amministrazione seria prima di pronunciarsi deve raccogliere dati, informazioni, sapere di cosa sta parlando. Questo è quello che stiamo facendo in questo periodo, è quello che abbiamo fatto avvalendoci anche di un tecnico specializzato nel settore che è venuto anche a informare il Consiglio Comunale in seduta informale, al quale abbiamo invitato anche gli amministratori di Treville
di Chione e dell'uso civico di Saone. Siamo andati col comitato a vedere, anzi li ringrazio, a Campo Tours a vedere l'ipotesi di compostaggio, non è un biodigestore, e stiamo andando avanti raccogliendo informazioni. Non ci siamo pronunciati immediatamente, ripeto, perché alla fine noi dovremmo fare una delibera che non è una delibera che dirà sì o no, sono una delibera di parere, perché l'atto finale è della giunta provinciale, sentita la conferenza dei servizi, sentito il comune competente per territorio, che dovrà pronunciarsi. Sembra, da quel che abbiamo raccolto finora, che la giunta provinciale difficilmente si scosta dal parere del comune ospitante, che dovremmo essere noi. Questo tanto per dirvi lo stato dell'arte in questo momento. Vi dico un po' di più, nel senso che è arrivata questa proposta di localizzazione, ripeto, forse una cosa che non è stata detta in questo momento, non si tratta di approvare o meno un progetto di biodigestore in questa fase, si tratta di individuare un'area per localizzare un futuro eventuale impianto di biodigestione. Questo andrebbe a sovrapporsi al PRG in vigore nel comune ospitante e diventerebbe un'area adatta per ospitare il biodigestore, dopo tutto questo percorso. Ovviamente anche noi, gran parte delle domande che ho sentito questa sera, a parte quelle specifiche che ha fatto l'ex collega Capelletti, in termini medici, in termini assolutamente specifici, di conoscenza scientifica, che noi non siamo in grado di rispondere. Per questo, ripeto, ci siamo avvalsi di un esperto nel settore che abbiamo incaricato come amministrazione comunale e che ci sta studiando il caso. Abbiamo partecipato alla prima conferenza di servizi dove, come giustamente ha esposto anche prima l'introduttore Ivan, sia noi che la comunità di Valle abbiamo già fatto delle richieste, non è un parere, sono delle richieste di integrazione, documentazione, di integrazione di dati e di conoscenze per effetto di quello che è stato presentato finora. Alcuni dubbi di quelli che sono stati formulati questa sera, cosa si fa energia elettrica o si fa biometano, sono contenuti nell'ipotesi presentata, cioè l'ipotesi presentata dice, anzi non esclude né l'una né l'altra, che si vedrà, si tratta di localizzare un impianto per la digestione anaerobica dei rifiuti che potrà poi successivamente produrre energia elettrica o potrà poi successivamente produrre biometano che potrebbe essere immesso in rete, cioè nelle nostre case potrebbe arrivare metano prodotto dalla digestione anaerobica. Questa fa parte di una delle due ipotesi progettuali presentate. Il progetto presentato, la tiro un po' lunga, scusate, ma do solo alcune informazioni di quello che è stato, di quello che è stato presentato. Prevede il conferimento di un impianto che possa trattare 10.000 tonnellate di fosfuro, la frazione organica dei rifiuti solidi urbani, praticamente gli scarti di cucina e qualche altro tipo di rifiuti organici. A questo viene aggiunto un impianto che alla fine può essere separato oppure il congiunto, che dovrebbe trattare 36.500 tonnellate di reflui zootecnici. E qui è partita la nostra prima domanda, nel senso che, come giustamente è stato evidenziato prima da Anna Pironi, in Giudicaria si producono mediamente 4.600-4.800 tonnellate di fosso negli ultimi due anni, quindi siamo lontani dalle 10.000 ipotizzate. Però non sappiamo, almeno non è a nostra conoscenza, di quanti reflui zootecnici vengono prodotti sul territorio e soprattutto di quanti reflui hanno bisogno di essere smaltiti in maniera diversa da quella di utilizzare per fertilizzare i campi. Questa è stata una delle prime domande che abbiamo fatto alla società proponente nel corso della conferenza di servizi e lì possiamo dirlo, perché comunque è un contenuto, la conferenza per quel che mi risulta è segreta, ma dopo gli atti sono pubblici, di fatti sono arrivati, la società ha risposto che se volete possiamo togliere l'impianto per il reflui zootecnici, perché noi l'abbiamo proposto solo perché ci sembra un servizio richiesto dal territorio. Noi abbiamo aggiunto che in questo momento non abbiamo il settore di quanto possa essere la richiesta del territorio. Siamo passati a un altro argomento che ci preoccupa molto, che è quella, come diceva il dottor Capelletti, di quanta acqua consuma questo impianto. Nelle ipotesi, ripeto, non progettuali, è un'ipotesi di massima, si prevede un consumo di acqua di 14.000 metri cubi anno. Per darvi un ordine di riferimento, l'ex comune di Bolbeno
ha un utilizzo della, dell'acquedotto circa attorno ai 35.000 metri cubi annui, quindi più di un terzo dell'acquedotto del comune sarebbe utilizzato da questo impianto. Anche la nostra prima osservazione è stata: non sappiamo se la nostra rete idrica può dare acqua a sufficienza a questo impianto, quindi pensate cosa dovrete fare. Questi sono termini tecnici, ripeto, perché quando noi dovremo arrivare a fare una delibera non è che possiamo dire arriviamo a sensazione, ci piace o non ti piace, dovremo sopportarlo, dovremo documentarlo, dovremo dare un parere a ragion veduta, come si dice. Dopo l'altro argomento è dove vanno a finire i reflui. Allora, in questa ipotesi è stato evidenziato soprattutto dai tecnici incaricati dell'istruttore della pratica, non è contemplato dove vanno a finire i reflui finali del trattamento. Allora, a specifica domanda la risposta è stata: questi reflui possono andare in fognatura e possono andare al depuratore. Continuo un po' con l'informazione, non so, ditemi se devo cambiare. Fognatura, dov'è? Sto finendo per darvi un attimo che finisce il sindaco, dai, per correttezza. Ecco, quindi allora queste possibilità sono quelle contemplate dal progetto. Tutte queste domande che sono uscite questa sera sono domande che anche il nostro tecnico incaricato, quale esperto del settore, ha posto direttamente in conferenza di servizi ai tecnici incaricati. Anche il servizio energia si è posto la domanda su quanta energia viene prodotta, che tipo di uso viene fatto dell'energia, esattamente come ha già illustrato prima il dottor Capelletti. Quindi ci sono tutte queste domande tecniche, queste domande che si stanno facendo tutti, è stata fatta. La domanda forse più forte che bisogna farsi, è giusto che di questo sia informata l'Assemblea, è che comunque allora, se questo tipo di impianto fatto dall'ente pubblico, esclusivamente pubblico, c'è la disponibilità immediata della FORSU, cioè l'ente pubblico la raccoglie e la usa. Il privato non si sa dove prende la FORSU, perché comunque o deve vincere l'asta, deve proporre delle condizioni economiche, deve andare a prendere dove non si sa, può andare a prendere dove. Questo è uno dei grossissimi punti di domanda sull'operazione. Ecco, per dirvi, noi in questo momento non siamo ancora in grado di esprimere esattamente il nostro parere, vi ripeto, stiamo analizzando tutte queste domande, le perplessità che sono emerse sono tantissime, a partire dall'urbanizzazione dell'area, cioè lì bisogna fare fognatura, strada, acquedotto, c'è un sacco di operazioni dal punto di vista dell'urbanizzazione che vanno fatte, sono dispendiose e magari rischiano anche di far crollare il conto economico dell'operazione, che logicamente se vado dal privato deve tenere conto di tutto questo. A tutte queste cose si aggiungono naturalmente le problematiche illustrate dal dottor Capelletti, che l'amministrazione pubblica dovrà sicuramente tenerne conto, perché la salute dei cittadini è una cosa molto importante. Vi ringrazio. Buonasera a tutti, anche da parte mia, mi giro così almeno ci guardiamo negli occhi, bravo, perché bravo, stasera c'è bisogno di guardarsi un attimo bravo, negli occhi. Bravo. Mi ero promesso di non parlare, di imbrigliarmi la lingua, ma mi risulta sempre difficile, quindi anche stasera faccio il mio breve intervento. Volevo un attimino fare un po' di cronistoria, no? Qui nella Busa siamo tre comuni e abbiamo 1001 motivi per andare d'accordo, però su questa questione siamo partiti con il piede sbagliato. Siamo partiti con il piede sbagliato perché non tutti i comuni erano al corrente dell'iniziativa. Io stesso l'ho presa dai giornali e preoccupato il giorno successivo ho scritto in provincia perché al 13 di settembre dovrete venire questa conferenza dei servizi. La conferenza dei servizi che doveva chiarire alcuni aspetti. Ma su un progetto di tale portata, è vero che c'è il comune che è talmente competente che deve esprimersi e la comunità di Valle, ma è un progetto che coinvolge anche l'abitato di Savone, quindi il comune di Savone e anche il comune di Treville, che siamo praticamente di fronte alla discarica. La provincia ha risposto che è la comunità di Valle che si fa portavoce degli interessi
quindi della comunità, ma non avendo partecipato a nessun tavolo specifico per discutere il merito, ho scritto una seconda lettera dove esprimevo la mia contrarietà al progetto. E dopo, al di là dei dati medici che ha esposto il professor Cappelletti, ritengo che, ci fosse anche solo una possibilità su 100 che questo biodigestore possa essere un danno per le nostre comunità, noi dobbiamo dire di no. La gente vota l'amministratore, la gente ha dato il voto a noi e non al tecnico che deve darci un parere. Quindi da parte mia è no. Per la salute e per la vivibilità del territorio, come ha detto Vittorio anche prima, ha già dato tanto con la discarica e quindi noi dobbiamo, penso, rimanere uniti sul no. Se gli enti pubblici sono per il no, io capisco anche Giorgio, che è sindaco del comune, che deve esprimersi e quindi fare gli approfondimenti tecnici del caso, ma se gli enti dicono di no, uniti e compatti, avrà vita dura, penso, il privato che vuole fare iniziativa. Capace di parlare, comunque in ogni caso chiederei la parola al sindaco di Zuclo e al vice sindaco, che a questo punto penso abbiano tutti gli elementi per poter dire sì o no. Basta. Per me parole e se no un bel referendum a tutta la Busa e vince la gente, non i tecnici, i sopratecnici parlati. Buonasera, volevo collegarmi al discorso fatto dal sindaco senza però creare allarmismi. Io ho partecipato a un convegno a Roma sul traffico illecito dei rifiuti, al quale ha partecipato il procuratore nazionale antimafia, il quale ci ha spiegato che le nuove frontiere per lo smaltimento dei rifiuti pericolosi, tenete presente che in Italia spariscono, non si sa bene come, milioni di metri cubi di rifiuti pericolosi, liquidi, vengono prodotti e poi spariscono, non si sa dove vanno a finire. Ebbene, il procuratore nazionale antimafia ci ha fatto presente che le nuove frontiere per lo smaltimento dei rifiuti pericolosi sono le centrali a biomassa e le centrali a biogas. Io con questo non voglio dire che, però il principio di precauzione al quale il dottor Cappelletti faceva riferimento prima, anche questo sicuramente va tenuto in considerazione. Dunque, grazie. Allora, prima ho sentito il sindaco di Borgolano, mi sembra, no? Che commentava un attimo il progetto di queste persone ed era tutto un condizionale, no? Una cosa sinonico, giustamente ci ha illustrato un po' questo progetto com'è, no? Un progetto molto vago, potremmo fare così, potremmo fare cos'ha e quant'altro. Però nella conferenza di servizi, presumo, ci sarà stata anche l'ASL, se non vado errando, perché nel conferenza di servizi, a parte i vari partecipanti, ci sono anche diciamo gli uffici competenti, per non c'era l'ASL. Ecco, allora io mi chiedo, ma un progetto, al di là se è lecito tecnicamente farlo, poi ci sono delle leggi un po' sopra che magari lo possono limitare, o comunque se c'è una questione di salute pubblica e ci sarà qualcuno nella conferenza di servizi che tira fuori il problema della salute pubblica, perché se sono questioni tecniche, se tecnicamente si può fare una cosa o un'altra, è molto limitato questo diciamo progetto. Chi difende il cittadino se non l'ASL? Mi sembra strano. Io ho assistito a in altre conferenze di servizi dove chiaramente c'è anche l'ASL che dice la sua. Perché io nella via, nella valutazione di impatto ambientale che è stata mandata a Trento, ci sono 8-10 osservazioni di vari componenti qua della zona. Qualcuno addirittura solleva e dice, ma io ho in questa località qua, ho una ditta, ma i miei dipendenti dovranno diciamo sorbire questa esalazione presunta, perché nessuno può affermare, diciamo, a parte i tecnici,
E voglio dire, le osservazioni le hanno fatte e hanno sempre posto l'accento nella via sulla questione veramente salute, che è poi quella che il dottor Cappelletti all'inizio ci ha fatto vedere, e che è prevalente su tutta la questione di salute, come poi ha detto il sindaco anche di Treville, mi sembra, di Treville. È chiaro che noi dobbiamo vedere la salute del cittadino prima di tutto, e ai sindaci giustamente è stato ricordato proprio l'onere che la salute del cittadino è a nostro carico, nel senso che il sindaco deve garantire la salute dei propri cittadini e chiaramente anche magari quelli delle zone limitrofe, perché il sindaco di Borgolaris potrebbe dare, per modo di dire, l'approvazione per il progetto, ma in buona parte lo subirebbe Saone, che fa parte di un altro comune. Grazie. Per corretta informazione, la conferenza dei servizi aveva rappresentanti dell'Agenzia Provinciale per la Protezione dell'Ambiente, Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio, Agenzia per la Depurazione, un altro servizio di gestione impianti, Agenzia Provinciale per le Risorse Idriche, Energetiche, il Presidente della Comunità di... No, vi dico chi c'era perché è corretto saperlo. Per il Presidente della Comunità di Valle, il Sindaco di Borgolaris, il Vice Sindaco, i tecnici progettisti del progetto e il proprietario che vuole... C'era fare. Qualcuno dell'ambiente anche, voglio dire. Sì, voglio sapere chi sono, che io non lo so, il proprietario e il progettista. Guarda, la società Escasa... Escasa, sì, quello. Dopo progettista, sempre loro. Il progettista tecnici della ISER e CISMA, non c'è il nome. Grazie. Non so se ci sono altre domande, interventi. No. Solo una parola. Dopo aver ascoltato i dati del dottor Cappelletti, che fanno riflettere, dal punto di vista appunto della popolazione, io mi chiedo come mai, cioè l'iniziativa è chiaro che è partita da una società o da un privato. Io mi chiedo, se l'iniziativa fosse partita da un ente pubblico, sia comune, provincia, regione, eccetera, allora si dovrebbe pensare un po' di più a quello che si deve fare e programmare, vedere cosa si può fare, cosa si può risolvere, ma visto che è partita da un privato, io non vedo questi grandi problemi, nel senso che ogni privato che può permettersi di fare un impianto del genere lo fa, dopo troverà gli ostacoli o non lo fa, troverà gli ostacoli dell'amministrazione e dice no, no, no. Però non darei tantissima importanza a questa società, a queste persone, perché dopo troverà l'ente pubblico che secondo me si fa sentire. E io dico che non si deve fare. Non ho visto niente, non so neanche dire due parole finali, sono un ospite qua, però vi ringrazio molto della partecipazione. Per noi questi incontri sono anche un momento per noi per anche di conoscenza di maggiore, insomma, perché ogni progetto ha la sua particolarità. Però credo che la comunità sia perfettamente in grado di esprimersi su questo punto e il parere della comunità sia importante. Sono sicuro che i vostri amministratori non prescinderanno da questi pareri. Evidentemente questi impianti hanno tutta una serie di particolarità, di pericoli. L'attenzione per la salute, giustamente come è stato sottolineato, dovrebbe prevalere secondo me su tutto. Se gli amministratori in qualsiasi campo guardassero prima la salute, ma ancora prima della salute lo star bene, cioè tutte le scelte devono far star meglio il cittadino.
cos'è questa cosa che viene prima l'interesse di qualcuno, viene prima l'interesse economico, viene prima il PIL, viene prima tutta una serie di cose, il pareggio di bilancio, ma chi se ne frega? Ogni scelta del cittadino deve partire prima di tutto dal benessere della popolazione. Allora, innanzitutto grazie per le numerose domande e stimoli, penso che siano serviti per mettere un po' sul piatto tutte quelle che sono le perplessità di un impianto. Mi permetto solo di dire una cosa, che se è vero che il comune che ha catastalmente la competenza per dire di sì e di no è giustamente Borgo Lares, però l'area non è che segue i confini del catasto e cioè, insomma, mi sembra che qua tutti abbiano diritto di parola e di dire se sono contrari o anche se sono favorevoli, per modo di dire, non si toglie la parola a nessuno, però mi sembra che se mettiamo sul piatto della bilancia il pro e il contro siano più, almeno per me, di più le contrarietà che le cose a favore. Innanzitutto voglio dire che come Comitato Busa Pulita noi proseguiremo a informare altre iniziative, ci sarà altro modo magari di rivedersi con altri incontri eccetera. Invitiamo chiunque che vuole partecipare alle nostre iniziative a farsi avanti, più o meno in ogni paese della Busa c'è uno che fa parte del comitato, quindi chi vuole, siamo aperti, liberi, senza nessun vincolo, c'è posto per tutti. Grazie, arrivederci. Proviamo a vedere, non è detto niente.